Nicolas, si è chiuso il primo ciclo di gare. Se dovessi dare un voto su 10 alle prestazioni viste finora, quale sceglieresti? Direi che siamo relativamente soddisfatti di aver potuto lottare per le vittorie in alcune gare, avendo anche vinto una, però il mio voto generale sarebbe forse un 6, perché intanto abbiamo avuto due gare brutte che abbiamo raccolto pochi punti, e secondo, comunque in qualifica non siamo ancora veramente in grado di lottare per la pole position, che anche per noi è un obiettivo. Quindi un voto abbastanza severo, un 6, ma con abbastanza ottimismo, direi. Dal punto di vista della competitività abbiamo visto il migliore inizio di stagione dal 2008. Cosa è cambiato? Direi che abbiamo messo tante cose in fila negli ultimi anni, sia sul lato organizzazione, sul lato approccio, metodologia tecnica, e credo che sia un percorso che non è per niente finito, non siamo ancora veramente dove vogliamo essere, ma abbiamo raccolto qualche frutto sullo sviluppo che abbiamo fatto in aerodinamica, abbiamo potuto cominciare il lavoro meccanico su questa vettura prima. Credo che piano piano questi effetti si stanno raggruppando e creando un effetto un po' migliorativo, però non avrei detto che siamo ancora a livello dove vogliamo essere. Abbiamo tante cose ancora sulla metodologia, sull'organizzazione, sulla infrastruttura che dobbiamo ancora completare prima di poter essere soddisfatti. Abbiamo visto 4 gare su 4 circuiti diversi, praticamente in tutte le condizioni meteo ipotizzabili. Pensi che la macchina si adatti meglio a certi tracciati o la trovi equilibrata? Nelle prime 4 gare abbiamo potuto analizzare in condizioni reali di gara o di qualifica i nostri punti di forza o di debolezza rispetto ai nostri concorrenti. Sappiamo che in determinate condizioni siamo abbastanza competitivi, sto parlando non solo di condizioni meteo, ma anche di particolari tipi di curva, di frenata o di velocità, e in altre condizioni siamo più deboli. Stiamo quindi lavorando per recuperare i punti deboli. Il risultato finale su una gara dipende dalla combinazione di questi effetti messi insieme, quindi aspettiamo che in alcuni circuiti saremo lievemente meglio, in alcuni lievemente peggio, ma aspettiamo che saremo abbastanza competitivi, direi, in tutte le condizioni. L'inizio della stagione europea coincide tradizionalmente con l'introduzione di un pacchetto di novità. Puoi dare qualche anticipazione su quello che proveremo in pista questo venerdì? Tanto dettaglio non vorrei dare, sinceramente, però credo che tutti, noi inclusi, portano delle novità, perché c'è un periodo lungo fra l'ultima gara disputata e quella, questa qua di Spagna. Noi abbiamo novità abbastanza estese su carrozzeria, sul fondo, sulle ali. È sempre difficile, con chilometri limitati, con condizioni variabili, essere 100% sicuri che tutte queste novità funzionano. Il nostro obiettivo è, entro venerdì pomeriggio, alla fine dell'FP2, di sapere che cosa portare avanti nelle gare. Credi che la nuova struttura e le nuove metodologie ti permettano di accelerare il lavoro creativo e l'introduzione di queste novità tecniche? Sì, penso che era uno degli obiettivi che abbiamo stabilito con Pat Fry, riorganizzando abbastanza il metodo di lavoro. Abbiamo alcune zone di debolezza, le abbiamo coperte con più persone, così possiamo dedicare più tempo allo sviluppo. Chiaramente questo non basta, bisogna avere sempre buone metodologie, buone analisi, ma anche buone idee. Avendo un pochino più tempo disponibile,
lo facilita, ma non lo garantisce. Comunque bisogna fare anche il nostro lavoro bene.